volte ci sono storie che sembrano entrare nella nostra vita per caso, eppure ci rendiamo conto che sono entrate al momento giusto. A volte ci sono storie che sembrano arrivare come un miracolo. Ci sono storie che abbiamo rischiato di perdere e che invece era molto importante conoscere e conservare. Ci sono storie che quando le ascoltiamo il cuore stesso ci suggerisce che quella è una verità nuova, è una verità da conoscere, da investigare, analizzare, da approfondire. Ci sono delle storie che quando le ascoltiamo pensiamo: che magnifico film sarebbe questa storia, che film straordinario potrebbe diventare. E qui grandi sceneggiatori e grandi registi potrebbero trarne dei veri e propri capolavori per aprire la coscienza, la mente e il cuore delle persone. Ci sono storie che quando le incontri ti dici: sono stata fortunata a conoscere questa storia e onorata a poterla condividere. E questa è la storia di Fulgencia, Fulgencia Leon Alegría, una dolcissima signora che adesso vi farò conoscere. La sua storia ha dell'incredibile. Ascolterete direttamente dalla sua voce, io non voglio anticiparvi nulla. E conoscerete questa donna dolcissima che è arrivata a 84 anni, decise di rivelare una verità incredibile che aveva vissuto da piccola e poi anche da grande, una verità sconvolgente che può rivelarci molte, molte verità e chiarirci molti misteri. E questa donna nel 2012 decise di farsi avanti e raccontare la sua esperienza. Era il maggio del 2012 a Madrid. Lei si fece avanti, trovò il coraggio e anche contro la volontà delle sue figlie raccontò la sua esperienza perché riteneva che fosse molto importante che il mondo ricevesse le informazioni che lei aveva ricevuto dai fratelli del cosmo per tutta la vita. Ma non è solo qui l'eccezionalità della sua storia. La dolce signora Fulgencia condivise con le persone presenti in sala nel maggio del 2012 la sua verità e nell'agosto dello stesso anno morì. Sentiva che forse la morte era vicina e sentiva che quello che lei aveva vissuto non poteva tornare con lei nella tomba, che doveva condividerlo perché era molto importante, perché il linguaggio che lei parlava nel 2012 è lo stesso che noi oggi parliamo. Lei ha anticipato di molti anni tutto quello che stiamo vedendo accadere oggi. Per cui questa storia meravigliosa che io ho scoperto grazie a David Parcerisa, che è un noto ricercatore spagnolo nel campo del mistero e dell'ufologia, e l'ho conosciuta sul suo canale e ne sono rimasta affascinata. Ho sentito che era giusto farla conoscere anche agli italiani, la storia di Fulgencia, qualcosa che sicuramente molti di voi non avranno mai sentito prima. E allora la dolce Fulgencia è qui, presente in questo video, per portare ancora la sua potente testimonianza. Noi l'ascolteremo con grande gioia e io vi auguro una buona visione. Questa signora che state vedendo si chiama Fulgencia, è figlia e sposa di militari, suo padre è stato un veterinario militare. Suo marito è stato nell'aeronautica? Sì, è stato nell'aeronautica. Possiamo dire che è una signora che è molto coinvolta nel tema extraterrestre. E sono venuto in contatto con lei perché ha avuto un'esperienza fin da piccola. Stiamo parlando di un fatto avvenuto prima della guerra civile, di una persona che l'ha cresciuta, una tale Antonia, che aveva caratteristiche tali che dopo aver visto una foto proiettata durante una conferenza di Salvatore Freixedo, Fulgencia capì che non era umana. Puoi dirci come è arrivata in casa tua? Per noi è stato sempre un grande mistero, perché sembra che mio padre, che era destinato a Valencia, la mia famiglia non è di Valencia ma è di Murcia, però mio padre fu destinato lì in un modo casuale. E lì sono nata. Questa persona, da quanto mi ha dato sapere, si presentò a mio padre prima che io nascessi.
E non so come fu che poi mio padre la contattò come persona di servizio, come domestica. Fisicamente era un mostro. Perché non aveva il naso. Alcune persone hanno poco naso, ma lei non ne aveva proprio per niente. Aveva gli occhi come i nostri, però più grandi. La sua faccia era più grande del normale. I suoi capelli a piccole onde, capelli ricci, io però me la ricordo sempre con una treccia per raccogliere i capelli. Era giovane al tempo in cui è stata in casa mia. È rimasto 18 anni prima di sparire, di uscire poi dalle nostre vite. Restò poi per poco tempo in una residenza e subito dopo, poco tempo, la superiora ci chiamò. Chiamò le mie sorelle e disse loro che Antonia aveva detto che stava per morire, che voleva salutarle. Io mi trovavo a Madrid perché mio marito lavorava lì, però le mie sorelle stavano lì e andarono a visitarla. La abbracciarono, la salutarono e effettivamente dopo 2 ore era morta. Di nessuna malattia conosciuta. Antonia aveva una statura di 1 metro, 1,45 m. Pesava 40 kg, non di più, era estremamente magra. È stata la persona che si è presa cura di noi in tempo di guerra a Murcia. La guerra civile che fu molto cruenta. E fu terribile perché non avevamo niente da mangiare. Eravamo 6 sorelle, lei andava in giro a chiedere il cibo per gli appartamenti. Prendeva un recipiente e andava in giro per gli appartamenti a chiedere cibo per le mie bambine. Chiedeva cibo per queste 6 bambine, diceva, la più piccola ha solo 1 anno, la più grande aveva 12 anni. E così, in questa maniera, siamo riusciti a sopravvivere per i 3 anni e mezzo in cui è durata la zona rossa a Murcia. Siamo sopravvissuti con quello che lei riusciva a raccogliere, la lattuga, le arance che lei andava a chiedere porta per porta. La gente intorno si era abituata alla sua presenza fisica, al suo aspetto e per noi, sinceramente, eravamo così abituati a lei che non ci sembrava un mostro. Però le persone che la vedevano per la prima volta rimanevano sconvolte. Le amiche di mia mamma dicevano: Maria, ma come puoi tenere questa persona in casa? Però per noi era normale. Certo, le persone che la vedevano per la prima volta rimanevano sconvolte. Dunque, poi alla fine questa persona morì, apparentemente è morta, e i suoi resti mortali sono nella nostra tomba di famiglia e sono ancora lì. Poi successe che io andai ad un congresso UFO con Salvador Freixedo, che io volevo contattare anche dopo, ma non sono riuscita. E ad un certo punto proiettarono una foto durante il congresso e quando io vidi questa foto emisi un grido. Dio mio, dissi, ma quella è Antonia. Aveva le stesse caratteristiche, era un essere fisico uguale ad Antonia. Quindi era un essere extraterrestre. Sì, era un essere extraterrestre. Questa cosa mi colpì moltissimo. Chiamai le mie sorelle, spiegai la situazione e con loro cercammo di ricostruire le memorie, di ricordarci di certi fatti di cui quando eravamo piccole non eravamo in grado di accorgerci. E una mia sorella si ricordò di un fatto, di quando eravamo molto piccole e un giorno andavamo a Murcia. Allora non c'erano taxi, automobili, c'erano delle carrozze trainate da cavalli e noi eravamo piccole e andavamo in fila indiana lungo questa strada. Quindi lungo questa strada stretta noi eravamo proprio in fila indiana, di lato a questa strada e lei stava attenta a tutte noi. E uno dei cavalli di queste carrozze, a un certo punto, cercò di mordere la mia sorellina più piccola e Antonia si interpose fra mia sorella e il cavallo e prese lei il morso sull'omero. Quindi la portammo da un medico e questo medico si chiamava Julio López Danvi. Era il medico di famiglia e dopo ci disse che era rimasto impressionato. Perché visitandola si accorse che lei non aveva i capezzoli. Lui notò proprio che non aveva i capezzoli. Quindi questo a noi non lo disse il medico, noi eravamo bambine e siccome eravamo lontanissime da questo argomento non abbiamo colto la stranezza di questo fatto. Quando poi scoprì che era un extraterrestre attraverso Salvador Freixedo, io rimasi impattata in un modo incredibile e mi ricordai di questo fatto che mi confermò il fatto che non avesse i capezzoli. Lei parlava sempre sola. Parlava sola tra virgolette, esattamente, tra virgolette. E noi la vedevamo parlare sola e commentavamo tra di noi. Sì, eravamo piccole, ma non stupide. E ci chiedevamo come faceva a sapere tante cose Antonia, perché parlava costantemente dell'aldilà. Era una maestra spirituale, però noi non arrivavamo a comprendere la profondità delle cose che ci diceva.
Perché lei ci diceva, per esempio, che nel suo paese lei era considerata bellissima. Lei era bellissima nel suo paese e qui sul nostro piano terreno era un mostro. Perché colpiva? Perché non aveva naso assolutamente. Lei aveva semplicemente un buco che praticamente era connesso da una parte all'altra dei turbinati e niente più. Si puliva il naso con un bastoncino e un piccolo pannicello, perché non aveva altra maniera di pulirsi il naso. La sua bocca era come, io la ricordo perfettamente, aveva le labbra sporgenti. Era un po' come la bocca di una scimmia, e non lo posso negare, perché la sua pelle era come quella di una scimmia. Non hai un ritratto di lei? Niente, nessun ritratto. Però ti posso assicurare che sia io che le mie sorelle possiamo fare un ritratto perfetto di lei. Perché la tengo registrata nella mia mente. Ma lì a Murcia molta gente la conoscevano tutti. E voglio raccontarti un aneddoto che per me è stato chiave. Ho una sorella che vive a Murcia ed è una persona molto intelligente e molto desiderosa di conoscere, sapere. Durante una lezione all'Università di Murcia, il professore chiese agli studenti di fare un tema su qualcosa che aveva impattato moltissimo sulle loro vite. E mia sorella, che è una donna intelligente, scrive molto bene, raccontò la storia di Antonia. Ma accadde allora che il professore la richiamò per dirle: guardi, signorina, lei forse non ha capito che cosa io chiedevo. Perché io chiedevo una relazione su un fatto reale che avesse segnato le vostre vite. E allora mia sorella gli disse: ma guardi che questo è reale. Mia sorella restò un po' inquieta perché l'aveva posta all'attenzione di tutti gli altri, l'aveva richiamata. Ma il giorno seguente il professore la chiamò e le disse: signora Leon, voglio chiederle scusa perché ho parlato di questo fatto con mia moglie, che mi ha detto che lei la conosceva Antonia. Ossia, non era una persona che restava occulta, era la nostra bambinaia, che certo richiamava l'attenzione perché fisicamente era un mostro. Noi non la vedevamo così, la vedevamo naturale. E in più lei ci aiutò moltissimo e guardi, ho la certezza che noi dobbiamo la nostra vita a lei, perché durante la guerra lei andava in giro a chiedere il cibo, altrimenti saremmo morte di fame. Poi arrivò tuo cognato che vide questa donna. Sì, chiaro, e lo colpì. E cominciò a dire che lui non desiderava che questa donna restasse in casa. Quello che disse chiaramente è una cosa un po' intima, non vorrei raccontarla. Aveva già dei bambini piccoli e non gli sembrava il caso di tenere questa donna in casa. Posso dirlo io? No, per favore, è una cosa molto intima. Era soprattutto per il fatto che lei parlava da sola. E secondo noi lei non stava da sola, ma aveva degli angeli che l'accompagnavano. Effettivamente gli insegnamenti che lei ci dava ci colpivano tanto, ma non eravamo in grado allora di comprenderli. Pensavamo che prima di arrivare in casa nostra lei avesse ricevuto insegnamenti, sa, da quella cosa che allora andava di moda, lo spiritismo. Sa, questo spiritismo allora stava molto di moda e noi dicevamo che lei aveva degli insegnamenti e delle conoscenze fuori dal normale. Diciamo che tuo cognato la incontrò in una comunicazione con un'entità non visibile e questa cosa gli dette paura. Sì, questa cosa lo impaurì. Quindi decisero di farla uscire da casa e lei durò poi pochi mesi. E questo però successe dopo che io mi sono sposata. Perché dopo quello che io ho capito e ho vissuto, sono certa che lei è venuta a casa essenzialmente per prendersi cura di me. Aveva una dedizione speciale per me, però io allora non lo capii. Perché lei poi è sparita. Però lei entrò in casa quando io sono nata ed è uscita dalla nostra casa solamente quando mi sono sposata. La misero in una casa di riposo a Murcia perché a mio cognato gli dava inquietudine. Perché vedeva che quello che faceva questa persona non era normale. Però io posso dire che questa persona è rimasta amorevolmente con me e le mie sorelle per ben 18 anni. Io mi sono sposata a 18 anni e dopo 2 mesi l'hanno portato in una residenza. Ah, e cosa succede? Strano, è mancata la luce. È raro. Pedro, si han fundido los plomos, no sé por qué. Sì, può essere, bueno, si è fundito. Va bene, sono cose che succedono. Bene, siamo qui con Fulgenzia, che diciamo apparteneva un po' alla borghesia di Murcia e che ci racconta le sue esperienze. Io posso solo raccontarti delle esperienze che ho avuto.
Per esempio, un'esperienza che hai avuto a Maiorca quando hai conosciuto anche il ministro dell'aeronautica. Sì, e glielo comunicai perché fu la prima volta che io ho visto un oggetto non identificato nel porto di Maiorca. E vidi una luce immensa al centro della baia che dopo si è diviso in tre parti ed è sparito sott'acqua. E questa fu la prima volta. Sai che si parla molto che lì nella baia c'è una base sottomarina. Io posso solo parlarti di quello che ho visto io. Questo l'ho visto, quindi adesso mia figlia ha 42 anni e allora ne aveva 13. Raccontaci di quello che ti è successo tra Murcia e Madrid in un autobus. Oh, per me questa cosa resta incredibile perché razionalmente non può essere. Però è accaduto. E queste sono cose... Io solo posso parlare di quello che ho vissuto personalmente. Non posso dire di quello che mi viene raccontato. Io credo a tutto, però lo lascio da parte. Se lo raccontano è perché può essere. Però io mi fido di quello che è successo a me. Questo contatto che ebbi con i raggi di luce nei miei occhi, per me, pensandolo razionalmente, non può essere. Puoi descriverlo un po'? Guarda, mi trovavo nell'autobus che va da Santiago de la Ribera a Madrid. Il giorno 5 di settembre del 1961. Stavo guardando attraverso il finestrino e vidi una stella. Io non vidi aerei, vidi solo la stella. Attirò la mia attenzione perché non spariva, ma restava fissa. Continuai a guardarla dalla finestra, uscì da Murcia alle 3 del pomeriggio. E alle 7 meno un quarto della sera, io guardavo attraverso il finestrino, però seduta, vedo due raggi che mi colpiscono, arrivano nei miei occhi, prima fissi e poi alternativamente muovendosi velocemente, che mi lasciarono quasi cieca. Questa cosa mi sconvolse, mi alzai dal sedile perché avevo un dolore enorme nel cuore, mi coprì la faccia e dissi, mio Dio, resterò cieca. Quindi io con questa angustia che avevo sentii nella mia testa, tranquillizzati, siamo i tuoi fratelli del cosmo. Vogliamo comunicare con te, tranquillizzati. Quindi tornai a sedermi di nuovo nella mia sedia e mi calmai. E mi fecero vedere l'ora nell'orologio dell'autobus che erano le 7 meno un quarto della sera. Per salutarmi, dopo avermi dato questa informazione mentale, perché me lo comunicarono nella mente, si allontanarono da me lampeggiando. Al principio furono due raggi diretti nei miei occhi. Poi sentì che si allontanarono e che mi dicevano arrivederci, arrivederci, come allontanandosi da me. Quindi persi la coscienza, mi misi sul seggiolino e non mi ricordo più niente. Quando ripresi coscienza all'orologio del bus erano le 9:15. Mi sono chiesta come mi è accaduto questo, però siccome stavamo arrivando a Madrid e dovevo preparare le valigie perché il giorno seguente andavamo ad un paese vicino, che era il paese poi di mio marito, quindi avevo il pensiero che dovevo arrivare a Madrid, rifare le valigie e andare a Santander, per cui in quel momento non mi detti conto di quello che mi era successo. Finché non mi misi a letto, avevo già preparato la valigia per il giorno seguente e mi resi conto che non era stato un sogno normale. Dal giorno in cui Fulgenzia ebbe questo incontro inatteso, cominciò a ricevere comunicazioni telepatiche da questi fratelli del cosmo che lei sicuramente ha messo poi in relazione con Antonia, probabilmente erano la stessa razza a cui apparteneva Antonia, e lei li descrive come esseri amorevoli e esseri spirituali molto avanzati. La ritroverete adesso in questa seconda parte, presente a questa conferenza intitolata Scienza e Spirito, organizzata a Madrid nel 2012, nel maggio del 2012, quando lei si decise a rivelare al mondo questa storia che fino ad allora era rimasta segreta, a conoscenza solo delle sue sorelle e della sua famiglia. E noi siamo grati che Fulgenzia abbia deciso di farci questo dono. Ascolterete quindi adesso il succo degli insegnamenti che lei ha ricevuto in oltre 40 anni di contatto con questi esseri. Buona visione.
Quello che dico è che noi andremo a stare in una parte della galassia che non mi hanno detto che parte è. E so che l'universo degli universi è una realtà così impressionante che l'essere umano non lo può comprendere. Quindi noi usciamo ora dal sistema solare, perché andiamo ad un'altra dimensione. Quindi queste strutture fisiche si stanno modificando, o per meglio dire si sono già modificati. Quelli che sono problemi, come per esempio il riscaldamento globale e tutti gli altri problemi del cambio climatico, in realtà denotano che la Terra sta cambiando. E sta cambiando con gli esseri che abitano sulla Terra per passare poi in un altro piano cosmico, in quinta dimensione. Quindi diventeremo esseri cosmici perché potremo dominare la materia. Nel piano in cui ci troviamo ora siamo materia intelligente, siamo energia materializzata. Però nella dimensione in cui passeremo l'essere umano può materializzarsi quando vuole, così come fanno proprio i fratelli del cosmo. Loro vivono in un ambiente che i nostri occhi non possono neanche vedere e non possiamo intendere i loro ambienti perché la nostra vibrazione è troppo lontana dalla loro, ma quando la nostra vibrazione si avvicinerà alla loro, diventeremo anche noi capaci di fare quello che loro già stanno facendo. Ovvero potremo materializzare ciò di cui abbiamo bisogno. Noi diventeremo potenti. Passeremo in una dimensione in cui ognuno di noi potrà operare in base al proprio grado spirituale e diventeremo davvero esseri molto potenti. Il cambio è radicale. All'inizio io pensavo che questo sarebbe stata la fine dei tempi, ma no, loro mi hanno spiegato che non c'è nessuna fine dei tempi, è una trasformazione, uno spostamento su un altro piano, dove vivremo in un modo impensabile. Del resto anche le scritture lo dicono, che tutto questo è passato, tutto quello che esiste oggi in questo mondo è passato e io credo che sia già passato. È passato e non tornerà più. Quello che viene ora è la preparazione a questo transito, perché dobbiamo essere coscienti del salto quantico che andremo ad affrontare. E certo noi dobbiamo prepararci a questo salto quantico, però ricordatevi che esso sarà immediato. Ora siamo in fase di preparazione, ma il tempo, vedete, qui nella nostra dimensione non è niente. Io per esempio ho avuto bisogno di 40 anni per evolvere e mi risvegliai proprio nel 1971. E fino ad ora tutto quello che mi hanno detto si sta compiendo. E non è un conoscimento umano che ho tratto da libri. Certo, queste cose mi vengono dette da entità che io non conosco. Penso che vengano dall'amore, perché tutto quello che mi hanno trasmesso, mi ha trasmesso amore. Viene verso la Terra un'onda impressionante di amore divino, perché grazie a questo amore divino noi potremo ascendere. Perché la vita umana in questo momento non è proprio speciale. Chi pensate possa attuare questa ascensione? Noi senza dubbio no. Sarà grazie a questa vibrazione d'amore che faremo questo salto quantico. E questo già lo abbiamo, molta gente già lo sente dentro di sé. E se non avete sperimentato che cos'è l'amore, non lo potrete comprendere. Perché l'amore non ha spiegazione. E si sente e si conosce attraverso il sentimento di questo corpo emozionale che abbiamo. Lo chiamano corpo emozionale, poi sarà quel che sarà. E questo amore, questa forza d'amore che sta arrivando sulla Terra andrà a formare la coscienza della gente. E questo sta già accadendo. E per questo ho come l'impressione che tutto questo si va accelerando. Anche perché molte cose che mi sono state dette nei 40 anni di esperienza, di contatto che io ho avuto oggi, stanno accadendo. E non vi racconto tutte le esperienze perché altrimenti dovrei scrivere un libro. Io ho ricevuto queste informazioni in maniera, chiamatelo intuizione, ispirazione, quello che volete. Ma non l'ho acquisito attraverso i libri perché loro non mi lasciavano leggere, non me lo permettevano.
E questo perché mi spiegavano che quando tu hai delle conoscenze acquisite, ovviamente quando vieni a conoscenza di nuove informazioni, devi fare un lavoro lunghissimo per cancellare e sostituire le vecchie informazioni che hai avuto con quelle nuove. Quindi mi chiedevano di essere come un libro bianco su cui poter scrivere, su cui poter inviare queste informazioni così importanti. Insomma, quello che io ho ricevuto non è conoscenza umana. Io vi posso assicurare che non ho appreso niente dai libri. Non è una conoscenza umana, per favore, non pensatelo nemmeno. Dovete sapere che io a volte avrei desiderato poter leggere un libro, ma me lo impedivano, mi bloccavo ogni volta che aprivo perfino una rivista. E io mi domandavo il perché, e perché l'ho capito col tempo. Però tutto quello che mi hanno insegnato è una realtà, e questo conoscimento che ho si conferma anche attraverso altre persone che io non ho mai conosciuto e ne ho avuto le mie stesse informazioni. Una cosa importante che mi hanno detto è che abbiamo due cuori, uno biologico e uno nel mondo del corpo astrale, e che quello del corpo astrale ha il compito di trasmettere l'energia al cuore biologico. Questa informazione non sta scritta da nessuna parte, mi trovai anche a discuterne con una dottoressa meravigliosa, una psichiatra, e lei effettivamente, dopo avermi ascoltato, si domandò dove io avessi imparato questa informazione, dove avessi appreso questa informazione, e mi confermò che effettivamente loro pensano che sia così. Quindi tutte le cose che mi sono state dette sono cose che non sono scritte, però sono certe, sono confermate. Una delle cose più importanti per tutti noi è avere la verità, sapere la verità, e tutti noi figli di Dio avremo accesso alla verità, ad una conoscenza incredibile, perché siamo esseri potenti, siamo esseri cosmici, abbiamo il potere della conoscenza mentale, materiale, astrale e emozionale. Questi sono i quattro corpi che i figli di Dio posseggono, o per meglio dire l'entità umanità. Io non so cos'è umano, cos'è non lo è, ma questo è il potere che ha l'entità umanità. E noi non lo abbiamo ancora utilizzato perché non lo conosciamo. Non sapevamo che l'energia quantica si esprime in sapere, potere e chiedere. E sapere in questo momento è imprescindibile. Perché se tu non sai, non puoi agire. Se tu sai che prendendo questa bottiglia d'acqua tu vai a migliorare perché sarai più idratato, saprai che il tuo corpo migliora e allora tu prenderai l'acqua. Quindi noi non possiamo agire se non conosciamo. È proprio ora, in questo momento, a partire da questo che è il finale dei tempi, è necessario sapere. Perché ognuno di noi è libero arbitrio, puoi scegliere, puoi decidere, quindi è necessario sapere. Quindi questa scienza quantica ha tre fasi. La prima fase è potere, che non ce l'ha nessun altro figlio di Dio. La seconda è sapere, perché se non sai non puoi agire. La terza fase sta nel chiedere, per me è molto importante. E in questo sta il libero arbitrio, perché tu devi conoscere per decidere. Però decidi quello che desideri e hai il potere di dire no, però poi dovrai accettare le conseguenze di questo no, perché la legge di Dio è perfetta, tutto ha un suo motivo, un suo corso. Dunque qui non è questione di premi o di castighi, la legge semplicemente agisce perché è immutabile e perché è giusta. Il mondo non avrà mai giustizia. La vera giustizia l'avremo soltanto quando effettueremo questo transito. Perché la giustizia umana non può essere giusta perché non ha i dati. Come puoi avere giustizia se tu non sai come agisce questa persona? Una persona che magari abbatte altre persone o le ammazza. Però tu non sai perché lo ha fatto. Perché magari quella persona è stata indotta dalla forza del male. Non dimentichiamoci che su questa terra dobbiamo vivere l'esperienza della tentazione. Gli esseri di energia negativa ci attaccano costantemente. Quindi è molto difficile mantenersi in equilibrio. Ci sono delle regole, delle cose che possono aiutare, come la meditazione. Però non sempre queste cose funzionano, perché siamo deboli.
ed anche ci ammaliamo perché esiste un disequilibrio di energia. Tutte le malattie, incluso quelle mentali, sono prodotte da un disequilibrio di energia. Una volta che ricevi una conoscenza, devi sempre confrontarla con la tua conoscenza umana, perché la nostra mente è umana. Però prima di questo c'è un'informazione che non dipende da noi. E certo, noi accogliamo queste informazioni con tutti i nostri difetti, perché noi siamo umani. E tra gli umani non c'è nessuno perfetto. Ci sarà gente con più o meno problemi, con più cose, però su questo pianeta Terra non possiamo essere equilibrati, perché non possiamo avere giustizia. Come si può giudicare se non capiamo perché una persona agisce in un certo modo? Per cui su questo piano di esistenza noi non possiamo conoscere la verità, solo Dio la conosce. Però quando passeremo a un altro piano, probabilmente la conosceremo, la verità. Dobbiamo fare questo salto quantico per cercare di somigliare il più possibile a Dio, per diventare persone che non hanno problemi. Qui abbiamo tante contraddizioni, perché agiamo tante volte sotto l'influsso di forze maligne. Certo, siamo anche protetti dall'aldilà, tutti noi abbiamo un angelo che ci guarda, lo abbiamo, certo, però l'effetto di tutto questo lo vedremo molto chiaramente quando compiremo questo salto quantico. Allora tutte queste contraddizioni e questi problemi nell'essere umano spariranno. Noi possediamo una mente molto potente, poderosa, però la potremo esprimere, questa potenza della nostra mente, che è co-creatrice, che è simile alla sorgente da cui proveniamo, solo quando avremo compiuto questo transito, questo passaggio verso la quinta dimensione. E vorrei chiarire che anche nell'altro piano noi andremo ad avere un corpo più sottile, il corpo astrale, perché se non abbiamo un corpo noi non possiamo comunque comunicare, quindi avremo una forma fisica, avremo un corpo fatto di una materia diversa. Quindi questi saranno gli anni in cui vedremo arrivare quest'onda di grande amore divino che ci farà trascendere in una maniera incredibile. E attraverso questo noi potremo salvarci, perché credo che se aspettiamo l'opera umana, la salvezza su questa terra non sarà facile da ottenere. Vorrei farvi presente che alcune teorie mediche stabiliscono che il nostro cuore, quando prova questa grande sensazione di amore, agisce sul nostro corpo e lo rende più sottile, più amoroso, cambia le vibrazioni anche del nostro corpo. Quindi è attraverso l'amore che noi vedremo anche il cambiamento dei nostri corpi fisici, attraverso questa vibrazione. E per quello che mi hanno detto, questo cambio riguarderà tutte le persone che si ritengono figli di Dio. Tutti, non si perderà neanche una pecora del mio gregge, come ha detto Gesù. Quelli che si perderanno invece sono proprio i figli della materia. I figli della materia che ci hanno manipolato, ci hanno ingannato, ci hanno nascosto la verità. Quindi ora è arrivato il tempo del sapere, del conoscere la verità piena. Quando la gente andrà a risvegliarsi sotto l'azione di quest'onda d'amore, tutti questi esseri oscuri, i figli della materia, tremeranno, saranno nel panico, avranno una paura incredibile. Già adesso sono nel panico. E questo perché la gente si sta risvegliando. Quando questo salto quantico sarà compiuto, anche fra di noi, tra gli uni e gli altri, proveremo un amore insospettabile, mai provato prima. Voglio concludere facendovi notare che noi non ci sentiamo totalmente felici su questa terra perché abbiamo perso l'unità, perché noi ci siamo separati dalla nostra fonte, dal nostro altro vero essere per venire su questa terra. Quindi quando ritorneremo nella quinta dimensione, noi ci sentiremo completi perché avremo riacquistato anche quell'unità e quindi diventeremo esseri completamente nuovi, inimmaginabili in questo momento.
In realtà noi siamo venuti su questa terra, ma la situazione che c'è su questa terra, noi come esseri cosmici non la conosciamo. Per noi questa situazione non dovrebbe esistere. Ecco perché aspiriamo e sentiamo dentro di noi che questo passaggio è necessario e sta per accadere. La Terra si sposterà in una zona completamente nuova del cosmo. Noi usciremo dal sistema solare, andremo in una zona di luce, di energia, e quando saremo lì, anche noi saremo stati trasformati e saremo esseri completamente nuovi, che dimenticheranno tutto quello che è stato, quello che è passato, e quello che ci aspetta sarà qualcosa di veramente inimmaginabile.